quanto ci riguarda, noi abbiamo ribadito la nostra posizione, non voteremo la fiducia al governo di sinistra né alla Camera né al Senato, voteremo invece, perché probabilmente forse non avranno la maggioranza, lo scostamento di bilancio, voteremo il decreto ristori e siamo pronti a offrire tutto il nostro lavoro sul Recovery Fund. Abbiamo presentato 250 pagine, l'unico partito in Italia, un progetto completo alternativa a quello del governo. Il governo ha presentato un progetto modesto, non si parla di Sud, ma non ha parlato di Sud neanche durante il suo intervento il Presidente del Consiglio. Questa è un'altra gravissima carenza. Teniamo presente che noi abbiamo la possibilità di avere fondi dal Recovery Plan proprio perché c'è un Sud in difficoltà. Neanche durante l'intervento, quindi né nel testo del governo sul Recovery né nell'intervento del Presidente del Consiglio si è parlato di Sud. Questo è un messaggio molto preoccupante perché vuol dire che l'attenzione nei confronti di mezza Italia è inesistente, quindi vedremo, noi continuiamo a dare la nostra disponibilità sulle cose concrete, ma mi pare che sia più una richiesta di aiuto, aiutateci, noi aiutiamo gli italiani e quello l'abbiamo fatto e siamo per sempre pronti a farli, con grande senso di responsabilità, con determinazione, con forza. Ma di più, gli italiani non vuol dire anche cercare una stabilità politica indipendentemente dal colore, dagli schieramenti e dalle divisioni. Certo che l'Italia avrebbe bisogno di un governo stabile, ma il governo stabile lo doveva fare la sinistra, sono loro che hanno la maggioranza, sono loro che stanno al governo, per avere un governo stabile bisogna avere un progetto comune, delle idee comuni, non bisogna dare qualche voto sotto banco. Poi ripeto, i progetti e i valori dei partiti di sinistra sono alternativi ai nostri, quindi è impossibile poterlo sostenere. Altra cosa è votare lo scostamento di bilancio, come abbiamo sempre fatto, altra cosa è votare il decreto ristori, altra cosa è impegnarsi per fare un buon progetto per accedere ai fondi del Recovery Plan, che però devono essere accompagnati anche dalle riforme. Anche qui mancano riforme del fisco, riforma della giustizia, riforma della burocrazia. Non si è detto una parola nel corso dell'intervento, si è detto, accennato qualche cosa alla riforma del fisco, ma non mi pare soddisfacente. Non si accederà ai fondi europei. Guardate che quello che ha scritto il più autorevole giornale tedesco l'altro giorno è il sentimento comune che c'è in Europa. Anche il testo del governo per accedere al Recovery Plan è un testo che serve più a cercare di prendere voti all'interno del Parlamento che altro, o mancette elettorali. Non va bene, l'abbiamo detto, Roma, Sud, infrastrutture, sport, periferie, non c'è nulla, non c'è nulla, un lavoro non sufficiente, perché i ministri durante questa fase erano più preoccupati di salvare le loro poltrone che di preparare un buon progetto. Questo purtroppo è il centrodestra, siete più uniti, scusate, che a sinistra. Ma assolutamente, noi siamo assolutamente coesi. Abbiamo fatto una riunione questa mattina, ne faremo un altro, quindi il centrodestra è assolutamente unito. Questo scostamento di bilancio, anche questo documento di oltre 200 pagine sul recovery che avete presentato, non potrebbe essere la base di un governo di legislatura, ad esempio? Ma il governo di legislatura, c'è questo di governo che va a fine legislatura. Ma noi non sosteniamo un governo di sinistra. Un conto è votare lo scostamento di bilancio, un conto è partecipare alla stesura del progetto italiano per il Recovery Fund, un conto è sostenere il governo. Sono cose completamente diverse, perché attenzione, i 209 miliardi del recovery sono frutto del lavoro che noi abbiamo fatto a Bruxelles, non del lavoro del governo italiano.